Quindi mi dicevi ti sei attrezzato in con un Sì. locale proprio, cioè hai preso proprio un locale. Sì, mi sto coccolando un po'. Hai preso. Allora, gli attrezzi che hai preso. Allora, mi hai detto la pressa, che è la cosa più Sì. fenomeno. L'impionico, un po' di ghisa fatta in torneria, perché Ok. adesso c'è quella. Ho preso un rack, la gabbia, il lat machine, c'ho una spin bike. Cos'è che ho fatto fare il T-bar l'altro giorno sempre dal fabbro? Così, pian piano la sto coltivando. Senti, Dipende quando mi la spin sveglio. bike, no, sì, ma la spin bike come la utilizzi? Io faccio serie medio-lunghe, tipo dai 5-10 minuti, sprinta tutto. Cioè. Ma lo sapevo, lo sapevo. Sì. Non mi aspettavo diversamente da te. Spesso in occlusione sanguigna, quella siamo stati, sì. BFR, assolutamente. L'ho provata perché io l'ho fatta arrivare più che altro per il cardio. Però già che c'era il lockdown ho detto la faccio arrivare così magari durante le sessioni gambe ci metto qualcosa. E mi sono messo a farlo perché l'avevo sentito di Ben Pock che lo faceva e ho fatto CC squat con le fasce in BFR e poi sono andato sulla bike e ho fatto sprint a tutta per 30 secondi, un minuto. Figata. Sì. Non è proprio... Cuore. Mamma mia, no, guarda. Da sentirsi male, da sentirsi male, da sentirsi male. Però ecco, 5-10 minuti a tutta non riuscirei assolutamente. Essere molto condizionati a livello cardiovascolare e polmonare, lo sono per fortuna. Se non lo si è allenante come esercizio. Esatto. È una capacità che va un attimo coltivata. Esatto. Io stavo già portando avanti anche quando le palestre erano aperte, ma per mio piacere personale, non perché per forza collimi con dei risultati culturistici. Cioè, mi piace. Tutto quello che fa rima con la massima fatica fisica mi piace. E con la bici vai davvero vicino a dei gradi di fatica No, beh, importantissimi. assolutamente. Come la strutturavi? In che senso? Sono partito con un classico interval training tipo 30 più 30 per 5 minuti. Che poi diventano 10 da 30 secondi, che poi diventano 10 da un minuto, che poi, fino magari a riuscire a fare 10 minuti consecutivi con la resistenza con cui magari 30, 2 mesi prima facevi 5 serie da 30 più 30. Così. Bello, Cioè, bello. Ma facevi... ti si può distrarre con le progressioni anche qua, come se fosse un carico. Assolutamente, assolutamente. E la facevi anche all'aperto, bici, oppure era soltanto indoor? Ho la bici da corsa, ma la uso pochissimo perché a me piacciono queste cose concise ma intense. Cioè, mettermi la tuta, le scarpette per uscire 10 minuti non mi va. No, beh, quello no. Sempre in palestra sulla spin bike della palestra. Che spettacolo, che spettacolo. No, no, è un altro tipo di condizionamento che ha dei benefici infiniti per noi, poi viene dato molto Il per problema è che scontato. tutti gli sport sono belli a modo loro. È bello coltivarli, secondo Quello sì, bisogna anche capire a cosa, diciamo, sei più portato anche da un di discorso di testa, cioè a qual tipo di fatica sei più portato, apprezzi di più e sai resistere meglio. Che secondo me questa è una bella incognita. Io, ad esempio, nell'endurance la soffro troppo, veramente. sono proprio invece viziato verso quel tipo di sforzo, perché prima del BB facevo nuoto, magari un'ora in vasca. A tutto andare, facevo tanta bici, tanta corsa su medio-lunghe distanze, quindi è proprio un tipo di sforzo, di metabolismo energetico che mi sento a mio agio. Che è tuo. Top. Sì. Senti, ascolta. Allora, i ragazzi ci hanno fatto un bel po' di domande. Ora, io... Tu in modo molto infame non mi hai anticipato, quindi è proprio buona la prima Assolutamente, per me. assolutamente, Non vale. assolutamente. Ma è questo il bello, è questo il bello, io devo mettere in difficoltà. Allora, guarda, io... Cioè, Com'è? Sento a scuola, alla maturità. Del fitto! Allora, più che fare e rispondere alle singole domande, ci sono domande un po' che si ripetono, quindi io direi di andare a tematiche. Ad esempio, una tematica che hanno chiesto in tanti è il discorso della frequenza di allenamento. Anche perché credo che Wow. tu abbia detto anche di allenare e far allenare le gambe fino a 4 volte a settimana, avevamo parlato, accennato, o comunque di lavorare, diciamo, alle alte frequenze.
Quindi qualcuno dice anche sacrificare il volume per favorire la frequenza, credo il volume della singola sessione, insomma. Funziona. Quindi, ecco, ragionare sul ruolo della frequenza può essere interessante. Monofrequenza, multifrequenza, che è frequenza di allenamento, eccetera, eccetera. Quindi specifichiamo un attimo, tu intendi frequenza, cioè lui intende frequenza locale del singolo distretto o Sì. frequenza allenante generica? No, Cioè del singolo quante volte io vado distretto. in palestra, quante volte io alleno un gruppo? Del singolo distretto. Cioè il fatto di allenare Ok. con frequenze tendenzialmente più elevate, se è un qualcosa che fai o non fai, perché ad esempio una metodica come il fortitude training, 3-4 volte a Sì. settimana ritocchi lo stesso distretto. Io con alcune ragazze mi sto trovando bene anche toccarlo 6 volte lo stesso distretto. Qua però c'è da fare un'importante differenza nell'allenamento. Allenamento come massacro o allenamento come stimolo? Cioè, posso massacrare un muscolo reiterando il cedimento, che poi ovviamente questo distretto necessiterà di più recupero, di più giorni di recupero, oppure posso stimolarlo alla crescita in un modo molto abile, consapevole, da permettermi di ristimolarlo il prima possibile. Ok? Cioè, il concetto dell'alta frequenza muscolare non è tanto quanto lo alleno, ma quanto lo stimolo in modo ipertrofico e quando posso ripermettermi di allenarlo. Esatto. Tieni presente che, invece nel natural, una delle ultime cose di cui dovrebbe preoccuparsi è come stimolare un muscolo. Il problema è come consentire la crescita di esso, ok? Stimolarlo è davvero facile. Come consentire la crescita è diverso ed è molto più difficile. Cioè, non dimentichiamo che il sovraallenamento parte sempre dal sistema nervoso e mai dal singolo muscolo, ok? Lo stesso vale anche a fronte di una marcata supercompensazione tra le diverse sessioni allenanti di un singolo muscolo. Uno scarso recupero non è mai sempre solo un fattore locale, ma è anche, anzi, quasi sempre un fattore sistemico. Ok? Di Assolutamente. conseguenza, tornando alla domanda iniziale, ok, voglio allenare tante volte a settimana un singolo gruppo, non devo massacrarlo, non devo distruggerlo, devo stuzzicarlo molto abilmente in modo da permettermi di riallenarlo il prima possibile. Ok? E ci siamo. Allora io ti chiedo questa cosa, qual è la differenza, cioè tu come all'atto pratico crei differenza tra lo stuzzicarlo e lo stimolare e il distruggerlo? Cioè, qual è la differenza? Assolutamente. Il volume di lavoro della singola sessione allenante, i gradi di cedimento, le eventuali tecniche di intensità, che se l'indomani devo rifare il gruppo, ovviamente me le evito. Certo. Prediligere alcune fasi della ripetizione piuttosto che altre. Ovviamente l'eccentrica è un'arma potentissima se io voglio enfatizzare il danno muscolare, ma ovviamente necessiterò di più giorni di recupero. Quindi magari anche non rispettare questa eccentrica, o addirittura lavorare, adesso sarò ripetitivo, in isometria. L'isometria è una cosa intelligentissima se io voglio stimolare tanto rompendo poco. Perché Assolutamente. in assenza di movimento, soprattutto assenza di movimento concentrico, io fornisco un grande stimolo ipertrofico, soprattutto di reclutamento completo delle fibre, senza creare danno. E secondo me, specie nel network, è una cosa molto intelligente, perché io l'indomani posso permettermi di rifare lo stesso gruppo. Ok. Allora, e sui rep range intervieni? I rep range Sì, di lavoro RM? spaziare, sì. Cioè, Ok. spiegati meglio. Allora, il discorso è questo, io quando vado a interpretare il lavoro ad alta frequenza di allenamento, ragiono sicuramente come te, per me, dal mio punto di vista, da quel che ho visto, la discriminante principale è il volume di lavoro, più che tutto il resto. Ovviamente anche enfasi a tecniche come eccentriche forzate, stretch muscolare, che creano inevitabilmente tanto danno, quindi tanti DOMS, eccetera. Però la discriminante principale è proprio il volume. Cioè, se io tendo a ridurre il volume delle singole sessioni, il recupero è molto più veloce. Cioè, più che fare magari lo stesso volume, ma lavorando con poca intensità, dove io credo e sento che il recupero è comunque abbastanza lento, perché il muscolo fa una certa mole di lavoro e deve recuperare da questa mole di lavoro, allora io preferisco sempre ridurre il volume, ma mantenere una buona intensità di lavoro.
E la cosa su cui lavoro tanto è differenziare sedute principali e sedute, come dici te, che vanno a stuzzicare, stimolare ed anzi incentivare il recupero. Quindi, per esempio, posso allenare il petto con una sessione principale, logicamente volume un po' più moderato, dove però spingo tanto di intensità e di carico, e poi magari lo rialleno nel giro di poco, dove non ha ancora recuperato, però vado a inserire un volume ancora più basso e prettamente lavori metabolici. Dove voglio sostanzialmente creare, lavorare su un altro adattamento, un altro stimolo adattamento, che è quello soprattutto dello stress metabolico, ma più che altro andare a lavorare sullo stress metabolico perché è al contempo un meccanismo di adattamento e anche un meccanismo di recupero del muscolo, perché crea quell'environment, quell'ambiente biochimico che favorisce il recupero. Quindi immagina, il distretto l'ho abbassato, sta recuperando. Lo abbasso un po' di più, cioè lo danneggio ancora un po' di più, però al contempo incentivo il recupero. Ok, quindi Buttando dentro sangue, ossigeno, eccetera. bravissimo. Oppure anche la bike, per Nutrienti, dire. quella base, Le bravissimo. gambe. Mi ritrovo, però hai anticipato un discorso che non solo è interessantissimo, ma è la chiave di volta, è il recupero. Allora, qual è il metodo migliore per permettermi più volume, o meglio, più frequenza allenante di un singolo gruppo nella settimana o nel mese? Secondo me è la full body. Sono le tabelle full body nel natural. Perché semplificano molto le cose nell'allenamento e permettono più giorni di recupero effettivo, completo tra le sessioni. Cosa voglio dire con recupero completo effettivo? Allora, secondo me, o mi alleno o non mi alleno, cioè quando non mi alleno deve essere un recupero completo. Se io oggi alleno, aspetta, semplifichiamo le cose, poniamo come un valore di 10 unità, numero random, 10 unità alle mie capacità di recupero locali, ok? Io oggi alleno l'upper body. Se domani vado a fare le gambe, quindi un distretto completamente distale e diverso da quello dei muscoli della parte alta, non tutte le mie 10 unità, ripeto, intese come capacità di recupero locali, saranno impiegate a far recuperare la parte alta, perché io fornirò uno stress sistemico, ormonale, metabolico, articolare alle gambe, anche se, ripeto, sono un distretto totalmente distale dalla parte alta. Se invece oggi faccio la parte alta, o meglio una full body, e l'indomani sto completamente a riposo, tutte le mie 10 unità, ripeto il numero random, saranno impiegate a farmi recuperare. Quindi secondo me lo splittaggio, che è una cosa bellissima, intelligente in molte fasi dell'anno, specie pre-gara, ha molti limiti. Cioè, secondo me nel netto tutto si riduce o mi alleno o non mi alleno. Non alleno altri gruppi così gli altri recuperano, perché gli altri non è vero che recuperano. Allenare altri gruppi semplicemente ritarda il recupero e la supercompensazione dei gruppi che ho allenato il giorno prima. Quindi se per esempio oggi faccio l'upper e il mio petto ha bisogno di 3 giorni completi di recupero, se lo facessi in full body, se domani ci metto dentro un allenamento di cosce, il mio petto avrà bisogno di 3 giorni e mezzo o 4 di recupero, ok? Per questo le full body rarefatte permettono nell'anno un numero di sessioni più alte, toccando più volte il singolo muscolo, ok? Ok, mi ci ritrovo. Ti ci ritrovi. Allora, questo è il motivo per cui io sono fermamente convinto che chiunque dovrebbe iniziare allenandosi in full body. Chiunque, nei primi anni. La cosa che io mi chiedo è, ci sono due cose che intervengono. Da una parte è il discorso che, secondo me, a un certo punto in full body non hai le possibilità di stimolare davvero un muscolo a crescere ulteriormente. Perché, metti conto, il petto o anche le gambe, in full body comunque sei limitato a scegliere uno o due esercizi, non so quanti, in base a quanto riesci a reggere, ok, uno. Quindi non è detto che quello squat, per dire, o quell'altro esercizio che scegli riesce a stimolare efficacemente ed è sufficiente per te, dopo un certo tempo che ti alleni, a stimolare a dovere il muscolo. Magari in certe fasi tornare a una full body sicuramente ti può dare una mano perché hai fatto un lavoro precedente, eccetera, però a un certo punto bisogna cambiare. E secondo punto, molto importante, è che a un certo punto inizi pure a lavorare su quelli che sono i distretti che vuoi volontariamente limitare in termini di crescita. Quindi il lavoro su quelle che sono le carenze piuttosto che i distretti che stanno avanti. Quindi secondo me il senso anche di splittare a un certo punto diventa, ok, ecco, secondo me molti sbagliano la split in questo senso. Cercano e partono sempre da quello che devono massimizzare.
Cioè, ok, devo fare una split, devo allenare il petto qua, devo allenare quello là perché sono distretti carenti. Allora, prima parti da quello che sacrifichi e già metti a monte, metti in tavola che lo stai sacrificando, perché sennò metti troppa roba nel calderone. Quindi parti dai distretti che stanno più avanti, sacrificali e inizia a dare tanto spazio ai distretti che stanno indietro, carenti. Almeno questo è il discorso delle modified split, quindi lo splittaggio vero e proprio. Finché si lavora in full Assolutamente. body, upper lower, secondo me, anche push pull legs sono split che sono fatte per far sviluppare il corpo in toto. Chiaro. Però il mio discorso era che la stessa identica mole di lavoro non è uguale splittarla su 3 o 6 giorni a settimana. È completamente diverso. Ok. Un giorno investito nel recupero completo non sarà mai come un giorno in cui faccio altro, ok? Perché Sì. tutte le però non saranno impiegate a soddisfare la supercompensazione di gruppi che ho allenato ieri, magari. Certo. No, no, questo è chiaro. Difatti uno dei problemi principali delle persone è che si prendono troppi pochi giorni di recupero, soprattutto all'inizio. Anche semplicemente dire ieri ho fatto l'app, oggi faccio polpacci, addome, un po' di bici, è un giorno di non recupero, anche per l'upper, paradossalmente, perché comunque attivo dei sistemi catabolici, ormonali, metabolici, eccetera, che non mi consentono di favorire il recupero, o comunque di ritardarlo, questo è sicuro. Ritardarlo è sicuro. Allora, ti chiedo questa cosa. Tu dai priorità alla frequenza, cioè parti ragionando sulla frequenza o comunque dai priorità alla frequenza rispetto ad altri parametri o deve essere una conseguenza? Ok, Diventa una conseguenza sicuramente. ok. Dipende dal periodo dell'anno, ovviamente ciclizzo, perché a tutto ovviamente ti porta a un plateau e poi un po' sei costretto a cambiare. C'è anche chi parte da 3 volte, arrivi a 4, a 5, c'è chi regge 6, ma poi non è che puoi allenare un gruppo 12 volte. Sei costretto a fare un passo indietro, torni sulle 2-3 a settimana ad alta intensità magari. Allora, perché ti spiego? Allora, a me piace molto progredire sulla frequenza di lavoro, ok? Però io la intendo come un aumento del volume. Nel senso che se tu hai tre sessioni di petto, per dire, da sette serie allenanti ciascuna, nell'arco di 2 settimane, e poi andando a aumentare la frequenza, queste tre sessioni da sette serie allenanti le fai nell'arco di 10 giorni. In realtà aumenti il volume nell'arco di in un dato arco di tempo. Esatto. Ok? Quindi quello che è il volume settimanale, ovviamente escono delle frazioni sulla base di 7 giorni, però quello che è il volume in un dato arco di tempo nel microciclo, eccetera, aumenta. Quindi io vedo l'aumento di frequenza come se di fatto stai aumentando il volume di lavoro, la mole di lavoro. Sì. Ed è secondo me il modo più intelligente di aumentare il volume. Perché tu stai lavorando sul dare uno stimolo che hai trovato essere uno stimolo efficace. Perché come dici te, cioè secondo me andare a calcare troppo sulla stessa sessione, cioè una volta che in una sessione riesci a stimolare il muscolo, è inutile aggiungere roba. L'hai Basta. Sì. stimolato, esatto. Come dici te, è molto più importante ragionare sul recupero. Allora, cos'è che posso fare per progredire? È trovo il modo di portare il corpo a recuperare più velocemente. Quindi lo stesso stimolo che io so essere efficace, lo riesco a somministrare più volte. Esatto, ma poi mi ritrovo completamente. Anche perché tieni presente che il recupero locale muscolare non necessita di chissà quanti giorni, si parla alla fine di 2, 3, 4 in base all'entità dello stimolo che fornisco. Quindi non è una questione di carico di lavoro locale, ma neanche di sistema nervoso, perché questo necessita ancora meno di ore, si parla dalle 24 alle 36, anche meno se non mi alleno al cedimento. È proprio una questione di dicotomia tra carico di lavoro locale e carico di lavoro interno, inteso come metabolico, ormonale, articolare, sistemico, eccetera. E l'abilità sta nel trovare una compatibilità tra questi due, secondo me. Soddisfare sia il recupero del muscolo sia quello generico, locale. Ok. Scusa, globale, globale, Sì, sì, perdonami. sì, sì. E adesso ti faccio questa domanda. Non credi che in realtà andare volontariamente a dare una dose di lavoro in cui il recupero pian piano, cioè la persona non riesce a recuperare in maniera graduale, possa essere intelligente perché
io ti do volutamente un lavoro un filo più eccessivo di quello che mi recuperi, e nel corso di un tot voglio volontariamente mandarti in overreaching. Io una cosa su cui va gioco bene. Molto. C'è da stare attenti ovviamente al fattore infortunio. Assolutamente. E dopo che fai questa proposta, molto abilmente, molto prontamente, c'è da saper fare un passo indietro e stoppare tutto quando è ora, perché sennò davvero, specie di fronte a atleti un po' testoni, che magari succede, loro non ti riportano certo feedback oppure si incaponiscono e poi davvero si va incontro a una degenerazione. Assolutamente. Poi succede un burnout sistemico, ormonale, articolare che non esci più. Assolutamente, assolutamente. Beh, no, ci vuole un monitoraggio molto abile, molto molto consapevole della cosa e la prontezza di saper fare un passo indietro al momento giusto. Ricerco esatto. L'overreaching, ok, toccate fuga però. Esatto. No, e poi là è il momento in cui scarichi e magari riparti, per esempio, con una full body. Perché a questo punto la persona avrà bisogno di meno mole di lavoro per stimolare efficacemente il muscolo. E allora là in ecco teoria, che... facendo la proposta che hai fatto tu, che funziona, però la lunga porta a quella che io chiamo una resistenza all'allenamento. Cioè non posso sempre aumentare la dose proposta esatto. di lavoro. Esatto. Quindi per risensibilizzarmi all'allenamento, all'ipertrofia, bravissimo, devo fare un passo indietro col volume, con la frequenza. Bravissimo, è come esatto. Quelli, no? Intanto si è saturi, si stacca e... Assolutamente. Cioè se io faccio 20 serie per il petto, poi diventa 22, poi 28... E, ok, funziona, 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 poi devo tornare alle mie magari 10 serie intense. Esatto, assolutamente. Inserendo tecniche di intensità, eccentriche, gradi di cedimento... Allora, ti chiedo questa cosa. Prima hai parlato di fare frequenze anche fino a 6 volte a settimana su alcuni distretti. Sì. Due domande. Dimmi. 6 per le donne più che altro, okay. Che loro grazie a certi ormoni recuperano un po' di più. Assolutamente. Ovviamente non tutte. C'è da distinguere chi fa un lavoro molto dispendioso e stressante da chi può permettersi di coccolarsi meglio nella giornata, no? Assolutamente. Alcune riescono a tollerare anche 6 su 6 come frequenza dello stesso gruppo. Uomini no, cioè almeno i miei no, dico. Sì, più difficile assolutamente. E la domanda che era innanzitutto se lo fai per tutti i distretti o ci sono dei distretti che vedi rispondono meglio? E la seconda è, ricordamelo perché tanto dopo me la scordo, è... me la sono scordata, te lo dico dopo, ce l'avevo sulla punta della lingua. Ricordami la prima un attimo. Allora, se... sto entrando per ricordarmi la seconda. Esatto. Allora, se lo fai su... la seconda è come no. Le imposti. La seconda è come le imposti. Ok, la seconda è come le imposti. No, ovviamente non lo faccio per tutti i distretti. Okay. Perché ho notato, specie adesso, che per quelli, per i distretti avanti, serve davvero molto, molto meno lavoro di quanto si pensa per mantenerli o per farli crescere. Ma molto, molto meno di quanto si pensa. Quindi no, non lo faccio per... Quanto... A volte faccio il lavoro indiretto per alcuni gruppi. E tipo, per esempio? Di conseguenza non vedo perché sprecare forze, energie o calorie per allenare un gruppo che è avanti, quando non è gratis farlo, cioè mi porta un conto anche quello, perché è uno stress, è un dispendio, eccetera. Bravo. Esatto. Sì, la gente pensa sempre che... Cioè, non considera mai il fatto di che ha un livello di energie determinato. Allora... Nulla è gratis quando si parla di allenamento, nulla è gratis, tutto ti porta un conto. Assolutamente. E uno deve saper scegliere dove spendere. Ok, per esempio, nel dettaglio, un distretto che abbiamo avanti, tu come ti approcci, quanto lo alleni? Ipotizziamo di averlo veramente avanti, cioè palesemente, non quello, c'ho avanti il distretto che poi alla fine, sì, ma deve ancora crescere, proprio inizia a essere fastidioso. Se è davvero avanti si può prendere, anzi si dovrebbe prendere in considerazione l'idea di non allenarlo. Totalmente. Perché è avanti un motivo. Significa che per nostra anatomia, per nostra meccanica, lo si attiva più di quanto si crede e questo gruppo è dominante. Assolutamente. Fino anche a fare qualche serie. Dimmi, vai. No, dico anche semplicemente 2-3 serie nel corso della settimana su un distretto. Ma molto, ripeto, si può anche prendere in considerazione l'idea zero serie su alcuni gruppi, ovviamente, non su tutti.
bicipiti femorali enormi, quadricipiti assenti. Marco molto il lavoro sui quadricipiti, cioè perché devo andarmi a fare dei leccard dagli stacchi che mi esauriscono il sistema nervoso, cioè assolutamente su altro, ripeto, adesso ho fatto un estremismo. No, sono d'accordo, accordo al 100%, 100%, che è il motivo per cui ti dicevo che nello splittaggio le persone secondo me dovrebbero partire da cosa tolgo più che da cosa metto. Cosa tolgo? Perché poi non riescono, vanno tutta la splitta, poi dico, e i femorali? Sì, ok, ce l'ho indietro, però dove li metto? Dove metto il leg curl? Allora, parti decidendo di non mettere un leg curl. C'è più spazio, poi dopo lavori meglio. Esatto. Ok. E in realtà la domanda era, comunque, il discorso di lavorare ad alta frequenza, in linea astratta, quindi non casi specifici, è un discorso che vale su tutti i distretti? Quindi il petto piuttosto che le gambe, piuttosto che i glutei, piuttosto su distretti piccoli? Perché ho notato che ci sono gruppi più soggetti al danno muscolare e quindi necessitano di più recuperi, di più recupero, e gruppi che sono meno soggetti e sono proprio nati per tollerare un'alta frequenza e un'alta mole di lavoro, proprio per nostra anatomia, per l'evoluzione dell'uomo. Ad esempio, i bicipiti femorali sono un gruppo molto soggetto al danno muscolare, tant'è che sono anche soggetti agli infortuni negli atleti, negli sprinter, nei calciatori, necessitano quindi di più giorni di recupero. Il quadricipite, che è 10 centimetri più avanti, al contrario, guarda, i ciclisti possono fare il Tour de France, possono permettersi di erogare lavoro in quella zona per 10 ore al giorno. Ripeto, è una questione proprio genetica, anatomica, di fibre. Questa cosa mi piace molto perché... Il pettorale è molto soggetto al danno muscolare, necessita di più recuperi. Una spalla lo è molto meno. Una spalla posso farla benissimo tutti i giorni, ma non posso neanche permettermi di escludere l'opzione di stimolarla due volte al giorno, ad esempio. Allora, mi piace un sacco quello che dici, perché io una cosa che sostengo... Dimmi. Così come ci sono gruppi che rispondono meglio al massimo accorciamento, altri al massimo allungamento... Questo apre ancora di più le... insomma. No, guarda, mi piace tantissimo perché... Allora, io sono un grande sostenitore del ragionare per singolo distretto più che per... Cioè, non mi piace il discorso del metodo. Che so, Latfield. Ok, allora tutti i distretti li alleno a Latfield. Oppure no. FST7. Ok, su tutti gli allenamenti faccio FST. Allora, io sono molto dell'idea che ogni distretto devi viverlo in maniera sua propria. Sia nel caso specifico, sia dell'atleta carente non carente... biomeccanica specifica dell'atleta, sia in maniera diretta su quelle che sono le caratteristiche del distretto stesso. E una cosa che io ho notato, come dici te, è che se i meccanismi di adattamento sono tre, quindi stress metabolico, danno muscolare e tensione meccanica, è anche vero che all'atto pratico riesci a causarli in maniera più o meno ampia in base alla struttura biomeccanica del singolo distretto muscolare. E c'è un motivo per cui non si sentono mai DOMS sulle spalle e si sentono tantissimo sul petto. Esatto. No, mi ritrovo al 100%. Ok, ottimo. E quindi, arrivando all'atto pratico, come la struttureresti? Ipotizziamo, ok, arrivi a una ragazza in cui per X ragioni lavori ad alta frequenza, ok? Mettiamo, arriviamo a 6 volte a settimana. Scegli del distretto. Come struttureresti il lavoro? Fammi un esempio di distretto, cioè... Sui glutei, così le accontentiamo, perché tanto... Siamo di fronte a dei glutei carenti o no? Sì, carenti. Normali, dominanti? Carenti. Carenti, ok. Anche il gluteo comunque è poco soggetto a danno muscolare. Ovviamente proporrò una frequenza altissima anche di 6 su 6, variando l'angolo di lavoro, il ROM attivo in cui lo stimolo quel giorno, passando dal massimo accorciamento e magari l'indomani nel massimo allungamento, l'utilizzo di contrazioni statiche isometriche. Insomma, posso un po' spaziare, però sicuramente prendo in considerazione l'idea di allenare tutti i giorni, come può essere all'inizio lunedì con un hip thrust, okay, in statica magari in massimo accorciamento. L'indomani vado col gluteo ancora stanco, ancora attivo, ancora guizzante a fare uno squat, dove magari lo stimolo in massimo allungamento con il fermo in basso di un secondo, ad esempio. Ok. Per poi passare a mercoledì dai Bulgarian. Ok.
può essere un'idea. Se Quindi. invece di dedicare una sessione ai glutei e proporre 6-7 esercizi, ne faccio uno al giorno, tutti i giorni. Magari in maniera, come dici te, anche in diretta, cioè sfrutto un compound come lo squat dove partecipano in sinergia con altri stretti, quando è già preaffaticato dal giorno prima. Fantastico. Esatto. Anche per affaticare un muscolo per il giorno dopo è una cosa molto interessante, secondo me, è intelligente. Sì, è tipo da double stimulation training, no? Di Thibidot, che c'è Bravissimo, allenare e poi il giorno bravissimo. dopo 100 ripetizioni sul distretto. Bravissimo. Quello era carino. Poi magari questa ragazza ha il gluteo afferente, ma ha i quadricipiti grossi, e allora posso sgravare il lavoro su quelli o sui femorali. Quindi vado un po' a scremare. Certo. La routine totale. Ok. E come gestiresti questo allenamento rispetto agli altri allenamenti della settimana? Perché abbiamo detto quanto è importante il recupero e tutto quanto. Quindi gli altri distretti muscolari vai volontariamente a sgravare anche abbastanza? Ripeto, bisogna sempre vedere chi sia di fronte, dove sono le carenze e dove sono i gruppi predominanti. Ok. Però tendenzialmente sui gruppi avanti magari inizi a togliere. Anche zero, anche zero. Ok. Perfetto. Allora. Oppure, ad esempio, se faccio 6 sessioni, i gruppi che necessitano li faccio 6 volte, quelli medi li alterno, li faccio 3 volte in modo alternato, che ne so, le braccia, lunedì, mercoledì, venerdì, bicipiti, martedì, giovedì, sabato, tricipiti, mentre magari il dorsale lo faccio 6 su 6 e magari il quadricipite 2 volte. Cioè, è interessante, se la frequenza totale è 6 su 6, magari la frequenza locale può essere anche mista, eh? Certo. Ma per me è la cosa più interessante e intelligente. Più difficile, ovviamente, da tracciare, però è quella più intelligente, secondo me. Ok. Allora, ti faccio questa domanda perché secondo me adesso la gente inizia a stare nel panico. Nel senso che siamo partiti dal parlare, cioè comunque ha i vantaggi di una full body in cui avevi effettivamente dei giorni di recupero e siamo finiti col parlare di splittaggi su 6 volte a settimana, ok? In cui praticamente è solo uno. E ovviamente il discorso è programmazione, periodizzazione, valore sul soggetto, cioè questo fa capire anche come non ci sia un metodo, ma debba essere tutto valutato solo, non solo sul soggetto, ma anche sul contesto specifico in cui sta un soggetto. Quindi un atleta che sta in off season, piuttosto che sta in season, piuttosto che si allena da un anno, piuttosto che si allena da 5 anni, sono cose diverse. Però generalmente, volendo dare delle indicazioni, delle linee guida, come ti orienti tu tra lavori meno frequenti a livello di frequenza, ti parlo in questo caso non specifica del gruppo, ma generale. Generale, ok. Ok. Quante volte metto piede in palestra, Bravissimo, volgarmente? bravissimo, bravissimo. Se volessi dare delle Guarda, anche indicazioni. qua spazio molto e non voglio troppo sbilanciarmi con delle indicazioni perché senza un'anamnesi, senza una valutazione tecnica non si può fornire un parere professionale, però spazio dalle 2 alle 6-7 sessioni a settimana come proposta di allenamento. Ripeto, dipende chi ho di fronte, dipende chi ho di fronte che periodo dell'anno sta affrontando. Ho atleti di livello, che migliorano con 2 o 3 volte a settimana. Ne ho altrettanti o altrettante di livello che ne devono fare 6 o 7. Dipende anche uno cosa fa nella giornata, che stressors sta gestendo, scusa, o non sta gestendo meglio. Mi trovo bene con 6 split come con 2 full body, ripeto. Proprio l'altro giorno sentivo Nicolas Rizzi, che comunque è un Man Physique Pro, UMBF, è migliorato molto sto mese, cosa che non è successo 2 mesi fa perché sta affrontando un trasloco, periodo di stress elevato e stava facendo 4-5 allenamenti, non recuperava ed è peggiorato. Adesso con 2-3 full body a settimana è migliorato. E comunque è curioso come feedback, come report. Ripeto, poi parliamo di uno di livello, non uno che ha il primo mese di allenamento. Certo. Allora, io quello che ti chiedo è quanto. Perché poi alla fine, secondo me, si riduce tutto a ragionare sui feedback della persona. E Sì. Beh. secondo me, questo è l'aspetto che le persone su cui sbagliano perché cercano di avere dei dati precisi, dei numeri o delle indicazioni, quando realmente tutto quello che bisogna sapere è: sto recuperando? Sì, no. Se sto recuperando, continuo. Se non sto recuperando, diminuisco. Allora, adesso sembra che mi contraddisca da solo, ma invece ho le idee ben chiare su quello che ti sto dicendo.
Secondo me il segreto è fare il massimo volume possibile, il massimo, ma questo massimo volume è molto meno di quanto si pensa. Cioè, quello che io posso tollerare è molto meno di quanto io credo. Ma il trucco è farlo il massimo. Cioè, capisci che se uno mi fa il turnista, fa l'operaio, fa le notti in fabbrica, non gli posso proporre 5-6 split a settimana. Non posso. Poi magari lui è un eroe, un testone, le fa anche, ma tanto non recupera e non migliorerà mai. Assolutamente. Se uno può allenarsi all'ora che vuole lui, fare i pasti sempre in casa all'ora che... è ovvio che tollererà più lavoro, ma è normale. 100%. Tant'è che i professionisti si allenano 6 su 7 o 7 su 7, magari anche 2 volte al giorno, e tra le due sessioni fanno anche un pisolino. Assolutamente. Dipende come puoi gestire la cosa, no? Guarda, è quello che dicevano di Dubai, no? Che c'era la moda di Dubai, perché si pensava, cioè tutti andavano là in ritiro, e allora dicevano, ok, a Dubai c'è la chimica buona, ok, ci sono i farmaci buoni. In realtà la cosa che dicevano è, guardate che a Dubai semplicemente ci sono palestre della Madonna, e questi atleti venivano pagati dallo sponsor per stare là e dormire, mangiare, allenarsi, dormire, mangiare, allenarsi, dormire, mangiare, allenarsi, non fare nient'altro. E questo è il vero segreto. Ma è tutto, ripeto, io gestisco anche gente che fa le notti in fabbrica e in 8 ore consecutive non gli permettono neanche di mangiare una banana con degli aminoacidi essenziali, perché sennò ti fanno il culo, e lì come fai a parlare di alte frequenze, alti volumi? Assolutamente. Gente che non dorme di notte non può mangiare. Assolutamente. Devi essere abile a ponderare gli stimoli e a fornire quella dose minima che fornisca uno stimolo ipertrofico. Esatto. Se uno tollera tanto, cazzo, ben venga. Cioè, vai all in. Finché regge, spara alto il volume, la frequenza. Totalmente d'accordo. Che è il massimo volume recuperabile, no? Il famoso massimo volume. Che ripeto, secondo me è molto meno di quanto si crede. Ok. E più si va in là con l'anzianità di allenamento, con l'esperienza, meno diventa questo volume, perché ci si impara a esprimersi sempre meglio durante la serie. C'è meno dispersione di energia. Io avrò bisogno di meno di serie. Non sempre di più, sia chiaro, eh. Io più vado in là con gli anni, sempre che siano anni investiti bene, meno avrò bisogno di lavoro. Se non è così, sto sbagliando qualcosa. Totalmente d'accordo. E il discorso cedimento che a te piace tanto, dovrò imparare a raggiungerlo il prima possibile, non il più tardi possibile, secondo me. Ok. Allora, adesso ci arriviamo. Ti faccio un'ultima domanda sul discorso, perché hanno chiesto qualcosa sul cedimento, quindi volevo toccarlo come argomento. E ti faccio una domanda in proposito. Allora, abbiamo detto che è importante la componente di che cosa fa la persona nella vita, di qual è il contesto specifico in cui si trova. Ti faccio un'altra domanda. Secondo te c'è una componente genetica di quanto volume una persona può sopportare? Al di là dei fattori esterni. Ci sono persone portate a sopportare più volume? Assolutamente sì. Okay. Sì, come uno è portato ad essere 1,80 m e uno è portato ad essere 1,65 m, esiste anche la capacità di recupero. Cioè, penso sia stato. E questa è secondo me la ragione per cui alcuni metodi della storia funzionano, e cioè che ci sono tanti metodi che propongono cose diverse e sembrano funzionare tutti, semplicemente perché in base al soggetto, sì. Cioè se non sei una persona portata all'alto volume andrai molto bene con l'heavy duty, se invece sei portato a sopportare altissimo volume, è logicamente l'heavy duty può essere improduttivo per te, perché magari non sei allo stesso modo portato a creare tanto effort nella singola serie. Mi ritrovo anche qua. Ok. Allora, adesso veniamo al clou, perché hanno chiesto sul cedimento, ok? Quindi abbiamo parlato del volume, l'hai accennato. Parlami un po' di quello che pensi sul cedimento. Questa è una bella domanda, finalmente, se no parliamo sempre di qualcosa di cui andiamo d'accordo e esatto. Sembra che ce la cantiamo e ce la sogniamo. È bello trovare qualche incongruenza tra i pareri. Ma in realtà sto scherzando, perché io sono davvero viziato da quello che è il cedimento. Per conto che arrivo dalle heavy duty e sono proprio sensibile a quel tipo di lavoro, e secondo me, ripeto, deve essere il punto di arrivo di un culturista, saper lavorare al cedimento. Tutti gli altri tipi di lavori non al cedimento servono, devono essere previsti in un iter, in un percorso a lungo termine, ma come propedeutici a portarmi al lavoro da culturista che è al cedimento.
E il cedimento, ripeto, deve essere raggiunto nel miglior tempo possibile. Però sto parlando dell'apice di una carriera di un culturista. Ovviamente non posso permettermi di raggiungerlo subito, di lavorarci sempre, tantomeno di abusarne. Ok, allora innanzitutto che cosa mi intendi per cedimento? Tu stai parlando anche del cedimento tecnico? Ecco, qua c'è da aprire un bel capitolo. Tu cosa intendi per cedimento? Tecnico? Tipo RPE 10, diciamo. Sì, sostanzialmente non sono in grado di chiudere un'altra ripetizione con una forma perfetta. Cioè, posso rallentarla, può uscirmi lentissima. Però nel momento in cui per chiuderla devo sporcare la forma, allora sto andando oltre al cedimento. Chiaro. Quindi io Il ti tuo faccio un parere riguardo. esempio. Un hack squat, ok? Arrivo alla 50-50, ok? Che è la ripetizione che non so se la chiudo o non la chiudo, ok? Non, perché io fino alla 50-50 io so che riesco a chiuderla, per quanto difficile sia, lo sento che ce l'ho, ok? La 50-50 è quella in cui io stesso sono in dubbio, quindi la mia intimità, per quanto sviluppata, non mi permette di capire se riesco. Scendo, provo a salire, a un certo punto, quando a forza di spingere rallenta il movimento, quando vedo che arrivo a non riuscire a portarla, cedo e vado in basso. Questo per me è cedimento tecnico. Se questa 50-50 esce e quindi sali, ne tenti un'altra o no? Perché qua si apre un capitolo. Se Qua è si la apre davvero un 50-50 no, mondo. perché Perché quella dopo potrebbe essere quella fatale. allora, in questo caso no, perché quella dopo sono Quella. sicuro di non riuscire a chiuderla. Capito? Ho capito. Io quando sono sicuro, allora poi dipende logicamente, cioè nel senso se voglio, se ho previsto di fare un'eccentrica finale forzata, la inserisco. Però io se quella dopo sono sicuro di non riuscire a chiuderla, generalmente non la faccio, a meno che non voglio raggiungere un cedimento un po' più ampio. Però difficilmente lo faccio sulle gambe. Sulle gambe non la provo mai. Esatto. Quella che non sono sicuro non la provo mai. Vedi, qua è importante precisare che grado di cedimento si intende, perché io se provo la 50-50, per grazia divina mi esce, ne riprovo un'altra che fallirò, magari è quella che mi fa funzionare, cioè che funziona, ma mi fornisce anche uno stress da non permettermi, secondo me, per la mia esperienza, né altre serie né altri esercizi di quel gruppo. Specie se mi parli di un ex squat, di una pressa. Se io arrivo a fallirla, poi non posso più fare niente. No, esatto. Almeno sportivo per le prossime 2 o 3 ore. Esatto, Quindi c'è da assolutamente. vista RPE 10 da un vero grado di cedimento elevato. Sì, dipende anche secondo me fortemente dal distretto, però allora, il mio punto di vista sul E cedimento. dall'esercizio. Esatto. Assolutamente, assolutamente, sì, in primis dall'esercizio. E personalmente. Io sono dell'idea che comunque quel grado di cedimento tecnico che ti ho descritto deve essere raggiunto idealmente sempre, salvo i momenti in cui devo fare quel famoso passo indietro per farne due in avanti. In cui però Esatto. faccio quel passo indietro soltanto in funzione di poterne fare due in avanti. E anche qua io comunque prima di togliere intensità in termini di effort di cedimento, tendo sempre a togliere carico, quindi inizio a lavorare su rep range più alti. E volume. Io intervengo prima su Ok. questo. Poi proprio se la persona o se io ho bisogno di lavorare in buffer o comunque distanziandomi un po', allora lo faccio, però come ultima carta da giocarmi. Poi dipende di che frequenza locale si parla. No, Ovviamente. Però io la metto sempre in secondo piano, eh. perché comunque il cedimento di cui stai parlando, quindi l'RPE 10, deve essere la base, cioè il punto di arrivo di ogni sessione, secondo me, anche con frequenze elevate. Più la frequenza è alta, più me lo concederò meno questa RPE 10. Magari in pull body su 5 serie, l'RPE 10 me la concedo solo l'ultima serie. Ok. Le prime, magari si viaggia tra l'8 e il 9. Servono di preparazione arrivare alla 10, perché la 10 secondo me è il punto di arrivo di Quindi una serie culturistica. tu comunque la vedi come una cosa da giocarsi nelle, tra virgolette, ultime serie di un esercizio, per esempio. Sì, perché tornando al fattore dei costi-benefici, non è gratis quel grado di cedimento, ma ti porta un bel conto e soprattutto ti fornisce un valore aggiunto logaritmico. Cioè, più fai, non è che più ne benefici. Più fai, più spendi e ne benefici sia un po' di, sì,
di più, ma sempre meno. Questo intendi all'interno della serie o all'interno della sessione? Tutte e due vale. Cioè, Quindi anche dici, come numero di serie di accedimento. ok, tu dici che più serie accedimento do, meno Sì. beneficio Più no, ne beneficio in maniera non ho. Sì, ho proporzionale, ma capito. logaritmico. Ok. Che poi è il motivo per cui Levi Duty propone una serie, non due, non tre. Cioè, non è che Ok. uno è random. Uno è il numero che rappresenta la compatibilità tra rispetto del lavoro, scusa, sì, del lavoro locale e recupero. Ok. Cioè, io faccio una serie a cedimento, stimolo il muscolo 10 e spendo 10. Faccio una seconda serie al cedimento, spendo 20 e stimolo 12. Faccio una terza serie, stimolo 13 e spendo 30, capisci? Cioè, la spesa per erogare la serie di cedimento è sempre uguale. Il beneficio è logaritmico. Io questo sono d'accordo se parliamo dello stesso esercizio, stesso RM, cioè nel senso prendo un carico, faccio la prima serie a cedimento, come dici te, 10-10, seconda serie a cedimento, 20-12, terza serie a cedimento, eccetera, eccetera. Sono d'accordo, ma se invece io cambio stimolo, quindi cambio RM, secondo me torno a beneficiare, nel senso che, come dici, io sono convinto che per ogni stimolo devo impiegare meno possibile, per questo preferisco lavorare a basse serie. Perché generalmente credo, ok, prendo questo carico di questo esercizio, devo dare il 110%, perché se impiego 2-3 serie sullo stesso carico, allora sto spendendo tante energie per dare lo stesso stimolo. Ma soprattutto è uno stimolo, mi permetto di dire, non ottimizzato perché ho perso un sacco di ripetizioni. Se in quelle tre Esatto. serie potevo realizzarne 30, magari facendo due serie tra RP 8 e 9 e una terza serie al 10, se io mi sparo tre serie RP 10, totalizzo magari 20 ripetizioni. Ok. Perché ne faccio 10, poi 5-5 con lo stesso carico, se sono fortunato. Ma di fronte a gradi elevati di cedimento io vedo anche almeno dimezzare le ripetizioni, almeno. Ok. Sì, no, Quindi per quello assolutamente. non è un fattore più economico e vantaggioso. Cioè vado a smenarci molto volume locale. Esatto. Però io nel momento in cui cambio il carico, quindi lavoro su un altro stimolo, io di nuovo ripeto il grado di cedimento. Con che recupero, se posso chiedere? Recupero di tempo? Sì, di tempo. La sensazione? Sull'hack squat posso prendere anche 7 minuti da Ah, ok, no, mi ritrovo, mi affrontare. ritrovo. No, no, io allora, va detto anche una cosa. Io ho la fortuna di poter stare in palestra quanto voglio. Cioè, se devo stare 3 ore in palestra per fare 9 serie di gambe, lo posso fare tranquillamente. Quindi, logicamente, non è una cosa alla portata di tutti questo. Ed è anche vero che mi prendo tanto tempo per fare warm up, cioè vado proprio tranquillo da questo punto di vista. Cioè per fare il warm up sulla pressa ci metto anche 45 minuti, però tranquillo, faccio quel che devo fare, mi scaldo, aumento gradualmente, mi prendo anche 2-3 minuti tra le serie di warm up. Chiaro, chiaro. Quindi anche là va valutato in base alla persona. Però sì, sono dell'idea che io, ad esempio, quando faccio diverse serie dove il cedimento lo tocco solo alla fine, quindi il failure point ce l'ho solo alla fine, realmente la considero come se fosse un unico cluster set, anche se mi prendo 1 minuto di recupero. Ho capito cosa intendi. Però anche là sono discorsi di catalogizzazione, cioè non, tu magari lo consideri come quattro serie, io lo considero come una, però è la stessa cosa, facciamo. Esatto, cioè tutto dipende come vuoi definire, circoscrivere la metodica, però l'approccio è lo stesso, da quanto ho capito. Sì, allora, quello che tu definisci io lo considero come le serie di accumulo di fatica, ossia il Esatto, discorso di bravo. fare volontariamente delle serie in cui c'è un filo di buffer prima e totalizzare il cedimento, però io a questo punto so già che le serie prima mi stanno, diciamo, andando ad accumulare fatica. Bravo, Preparato. bravo. E lo faccio in esercizi in cui sento di doverlo fare, dove per esempio non voglio andare a caricare troppo e sono esercizi in cui rispondo bene a livello empirico, cioè per esempio le distensioni con manubri o comunque esercizi per il petto, tranne qualcuno, io non riesco a lavorare come sull'hack squat in cui faccio warm up e poi sparo tutto quanto.
semplicemente non mi sento delle belle sensazioni, non mi sento performante. E paradossalmente sono molto più performante se accumulo fatica prima. Quindi quello che dici te, faccio tot serie non a cedimento e l'ultima tocco il cedimento tecnico. Chiaro. Ok? Però anche là dipende dall'esercizio. Non so spiegarti il perché realmente, ok? Però... ovviamente sugli esercizi in cui non puoi permetterti subito un cedimento elevato non hai abbastanza feeling, che è normalissimo, soprattutto quando i gruppi da preferire ad altri, di conseguenza non puoi andare subito a tutto gas. Esatto. Probabilmente tu sul left squat riesci a esprimere subito il quadricipite perché è un buon feeling, una buona propriocezione. Sul pettorale fai più fatica. Può essere per la lassità della spalla in cui... spalla, anche il tipo di preparazione articolare che ti richiede un gruppo, insomma, esatto, è da prendere in considerazione. Assolutamente. Quindi, allora... io dovrò investire tempo nel warm-up, sicuramente. Quindi, tornando, diciamo che nelle tue sessioni standard tu tendi ad avere... ok, per esempio, petto. Esempio concreto, non lo so, spinte con manubri. Sì. Mie intendi mie o di quelle che propongo? Entrambe. Per dare degli esempi un po' concreti alle persone. Ok, vedi, il mio caso sul pettorale è un po' come il tuo, che faccio un po' fatica a accenderlo subito per questioni di feeling, di propriocezione, e non posso permettermi di andare a tutto gas della prima serie. Devo farne qualcuna di preparazione alla serie effettiva, che sarà quella finale, che poi sia la terza, la quinta, la sesta, poco cambia. Okay. Ok. Altri gruppi, magari come le spalle, posso farmi anche solo una serie al cedimento da subito. Ok, tornando al petto. Quindi primo esercizio, sì, non so, delle spinte con manubri, ipotizziamo. Sì. Come gestisci warm-up, serie, allenanti, cedimento? Allora, minimo di mobilità articolare e warm-up lo faccio per l'articolazione della spalla. Posso partire o già con le spinte con manubri, magari da un 50% dell'eventuale carico allenante, poi magari fare 60, 70, 80 fino al 100% e da lì partire con le serie effettive. Ok. Dove io gestisco così, ne faccio dalle 3 alle 4 alle 5 con una o due rep in canna, che mi servono, anzi funzionano proprio perché vado a affinare, vado a concretizzare quello che è il feeling, il contatto mente-muscolo, che fungeranno di preparazione alla serie effettiva che porta al cedimento. Ok, e lo fai con lo stesso carico, quindi? Mi trovo bene a carico fisso, specie col pettorale. Ok, quindi... perché appunto non sono serie al cedimento. Quindi per esempio un 8RM vai a fare un... non so, 6 ripetizioni? Sì, magari 5 serie da 6 ripetizioni, ad esempio. Ok. E quanto recupero ti prendi? Poco. 90-120 secondi. Ok. E questo anche prima della serie a cedimento? Sì, sì. Ok. E prima di quella a cedimento quanto ti... cioè, in quella a cedimento, scusa, quante ripetizioni ti escono? Se il carico iniziale era un 8RM, ne ho fatto 4 prima di serie, che comunque mi portano della fatica cumulativa e quindi a perdere ripetizioni all'ultima serie, non penso più di 6. Ok, quindi praticamente ti escono 4-5 serie da 6 con 90-120 esatto, secondi di recupero, con sì, un failure point finale. Semplifichiamo, magari faccio 5 serie da 6, ho totalizzato 30 ripetizioni, magari portandole tutte 5 RPE10, non solo magari ne totalizzo 24-26, ma nel mio caso almeno ne totalizzo 24-26 meno qualitative dalle 30 di prima. Ok. Perché dalla prima non riesco ad andare a segno. Ok. Allora, guarda, e la cosa che mi fa ridere è che è uno schema che ogni tanto utilizzo e io lo considero come un unico cluster set. Vedi? Per questo io dico arrivare al cedimento alla fine, perché è uno schema di accumulo di fatica, in cui sì, tengo sempre un failure point, però lo tengo a fronte di un tonnellaggio maggiore, quindi quello stimolo che è il mio 8RM, rispetto a fare una serie in cui arrivo al cedimento sulle 8, con questo schema quello stimolo è enfatizzato, è dato con più forza, però sempre a fronte di un failure point. Infatti adesso noi vogliamo circoscrivere con un nome una metodica, che però quella è, okay, cioè alla fine le metodiche quelle sono, secondo me. Ok, e invece ti faccio... 5 lo chiami un cluster set, però... però il punto sicuramente finale è che, come dici te, il bodybuilding vive del cedimento.
È il punto di arrivo, diciamo. Ok, ora ti faccio questa domanda. Ci sono periodi in cui tu volontariamente togli tutto il cedimento nelle sessioni? Cioè proprio non tocchi mai il cedimento? Neanche l'ultima serie. Esatto. Magari quando faccio lavorare su esercizi base, con i bilancieri, sì, a buffer, però parliamo di un mese o due all'anno, non di più. Ok. Non è una cosa che mi fa impazzire, però ammetto che possa servire durante un anno di lavoro. Perfetto, perfetto. E magari in un periodo di scarico, oppure... No, no, Ecco, tu... magari è proprio un ciclo che Ah, prevede questo. ok, perfetto. Che paradossalmente mi fa salire molti carichi, quello c'è da dirlo. Che questo serva o meno da vedere. Bravo. Ecco, altro discorso anche questo, la progressione di forza, perché molto Beh, no, spesso ci allora si... non esistono. Se ti alleni da qualche anno non puoi più dire di forza, sia chiaro. No, è questo il punto, perché molto spesso la cosa che viene detta è no, vabbè, ma io mi alleno in buffer perché solo così posso aumentare la forza. Insomma, dipende da quanto tempo ti alleni. Allora, secondo me, io parto, ammesso e non concesso che sia solo così, perché non è solo così che puoi aumentarla, la cosa che io dico sempre è, serve aumentare la forza? Specie su quegli esercizi famosi? No. Ok. Argomento. Da culturista cosa mi serve sollevare, passare da 180 a 190 di squat? Non lo so, secondo me è poco. Poi mi sbaglierò. Di RM, di 1 RM. Esatto. Aumentare l'8-10 RM è tutto un altro discorso. Allora, perché poi la cosa che mi fa ridere. Del culturista è il 10 RM, diciamo, La cosa che mi fa circa. ridere è che poi sembra che ne dico solo io queste cose. Allora, io dico sempre, aumentare la forza sì, ma devi vedere che cosa ci fai con questa forza. Perché se a me vieni, come dici te, ho aumentato l'1 RM di squat, da 180 vado a 190, ok, l'8 RM che cosa è successo? Faccio sempre la stessa cosa, e allora non serve a niente. L'8 RM ne ha perso. Per esempio. Questo è successo. Invece... A fare delle progressioni che ipotizzando ti aumentano un 1 RM, ma ti portano poi a caricare di più sull'8 RM, allora sicuramente ne hai beneficiato. O ancora fare delle progressioni che ti portano ad aumentare l'8 RM. Assolutamente, assolutamente. Ma poi tornando al discorso che stavo iniziando prima, progredire in modo concreto è davvero difficile, si alleni un po' da anni. L'unica progressione che puoi fare è quella sulla propriocezione, secondo me, cioè sulla qualità della ripetizione. Cioè, io come te sono un amante del logbook, incentivo, invito sempre i miei ragazzi a tracciare, a monitorare, a se possibile migliorare, ma in realtà negli anni è sempre più difficile. Se no, io e te ci ritroveremmo fra 10 anni a fare 100 kg di manubri per 100 ripetizioni. Ovviamente non sarà così. L'unica variabile in cui io posso investire, in cui io devo investire, è la propriocezione, la qualità. Cioè, Assolutamente. in tutti i range, secondo me, si raggiunge un plateau. Sì. Guarda, il motivo Per per forza. cui secondo, a un certo punto inizia veramente a diventare una questione di aggiungere mezzo chilo per parte e fare quel che ti dà quel minimo stimolo che magari sul lungo periodo comunque va a permetterti di fare qualcosa di concreto. Però il discorso è che tutti noi siamo settati per riuscire a sopportare un determinato carico effettivo, assoluto, esterno sul nostro sistema. Cioè io so che 200 kg di panca non li solleverò mai, ma perché la mia struttura non potrà sollevarli. Allora la cosa più intelligente da fare è quei tot chili che ho, cercare di veicolarli quanto più possibile sui distretti che posso veicolare. Cioè raggiungo il Esatto. massimo carico esterno che la mia struttura riesce a sopportare e cerco di trasferirlo nel maggior carico interno possibile. Questo è il Esatto. rapporto carico esterno-interno carico interno-esterno che deve aumentare. Non c'è da farsi influenzare troppo dai dati, dai numeri, perché vedo anche gente che negli anni mi usa sempre meno chili sulle distensioni su panca piana e magari i pettorali sempre più grossi, ad Assolutamente. esempio. Quindi un Assolutamente. avanzato deve investire sul migliorare la qualità, per forza. Totalmente. Ma io dico sempre,
a rendere più difficile. Sì, rendere. Allora, il discorso del bodybuilding è una gara a chi solleva meno, no? Che è il paradosso. È cercare di rendere quanto più difficile possibile un determinato schema motorio per il distretto che vuoi allenare. Quindi alla base di tutto c'è la forma, poi successivamente c'è il discorso dell'effort che riesce a veicolare con questa forma, e poi in ultimo il carico. Esatto. Cioè, se io ad esempio oggi posso fare 12 ripetizioni con questo carico e fra un mese ne faccio solo 10-11, non è detto che io sia peggiorato, magari ho migliorato la mia abilità di convogliare nel muscolo target. Tu mi parlavi di un allenatore, non mi ricordo di che nazione, che come progressione prevedeva quella di perdere ripetizioni a fare il carico, no? Sarchev. Sì. Sembra una cosa stupida, ma non è così fuori strada. No. Lui diceva, in alcuni esercizi, lui faceva l'esempio della leg extension. Sulla leg extension, la settimana dopo, prova con lo stesso carico e lo stesso tempo a far uscire meno ripetizioni. E questo è un escamotage che serve, perché tu automaticamente accetti il carico. Io vedo che il problema principale del bodybuilder moderno è che non accetta il carico, nel senso che lo riceve e cerca sin da subito di combatterlo con la massima forza, mentre invece devi accettarlo e renderlo quanto più brutale possibile per te stesso. Esatto. Quindi tanto avrà vinto lui alla lunga. Cioè, è l'obiettivo perdere. È quello. L'obiettivo è perdere. Allora, perché devi cercare di ostacolarlo? Fai che, cioè, lasciali fare il suo lavoro. Infatti, fino a escludere i punti di riposo, fino a enfatizzare e rendere difficili i punti che per gravità, per leve, sono facili. Insomma, fino a rendere difficile un carico che è facile. Esatto. Tutti i punti del ROM. Totalmente d'accordo. Totalmente. Bello, bello. Senti, ascolta, per chiudere volevo chiederti se volevi fare, perché hanno fatto molte domande sulle isometrie ancora. Di tutte? Sono entrati in fissa, aspetta, non sto sbagliando. Sono entrati in fissa con le isometrie. Quindi volevo chiederti di... hanno chiesto, guarda, principalmente una cosa che credo che sia carina è il discorso della progressione sulle isometrie. Cioè, un esempio di come progredire sulle isometrie. Isometria concentrica? Sì. Tentativo di spinta di un oggetto inamovibile? Diciamo entrambe. Ok. Allora, entrambe intese anche quindi statica. Ludo, ripeto, dipende sempre chi sia davanti, bisogna fare una valutazione, non è facile così. L'isometria è difficile quantificare le progressioni senza alcuni oggetti tipo un, come si chiama, dinamometro. Oppure c'è Mario Civalleri che si è costruito una macchina che ti calcola quanto stai spingendo e da lì davvero puoi spaziare. Però ti dico una cosa, se tu la prima volta che le fai è davvero difficile che non migliori la performance, anche se non puoi monitorarla, se non puoi tracciarla. Cioè, i primi 3-4 mesi sei davvero talmente fertile che per forza erogherai sempre più spinta, più energia. Quindi anche senza avere il pieno controllo di quanto spingi, ci sarà per forza una progressione, per forza. Sostanzialmente si tratta di spingere di più per più tempo. Idealmente. Sì, non per forza per più tempo. Sì. Il tempo deve essere io a definirlo, in base a chi me lo voglio proporre. Ok, tu tendi a lavorare sempre a tempo fisso o a tempo aumentato, o aumenti il tempo? Come lo aumento e poi indietro in modo brusco. Una cosa che ho notato, magari parto da un carico che mi permette 30 secondi, no? Per 6 serie, quindi sono 3 minuti di lavoro. Visto che l'adattamento sarà molto veloce, essendo uno stimolo nuovo, io posso permettermi di chiudere questi 3 minuti di TUT totali in sempre meno tempo, con meno recupero, fino anche a farla diventare una serie unica. Quindi questo carico con cui facevo 6 da 30 secondi diventerà una serie da 3 minuti, magari fra un mese e mezzo. Io poi posso bruscamente tornare ai 30 secondi di lavoro, però magari col 150% del carico di prima. È una cosa tutt'altro che rara, anzi frequentissima, che mi si verifica con i miei ragazzi. Inoltre, lavorare ed educare il corpo a tollerare l'endurance
garantisce un transfer incredibile sulla forza, che al contrario non si verifica. Al contrario non si verifica. Io divento forte dai 30 secondi a lavorare sui 3, 4, 5, 8 minuti, poi diventerò molto più forte anche nei 20 secondi, paradossalmente. Viceversa no. Se tu ti focalizzi su quei 20-30 secondi di QT ad aumentare sempre il carico, e lo aumenti, poi migliori anche, io l'indomani ti propongo una serie di 8 minuti, trovi completamente impreparato e spiazzato e non saprai performare. Viceversa no, e lo stesso vale anche e soprattutto per le contrazioni dinamiche. Ho visto. Quindi lavorare ad alte ripetizioni? No, allora, imparare a farne sempre di più con un carico, okay. Poi tornare bruscamente in basso, è aumentata anche molto la forza, che poi era il principio del German Volume Training circa 80 anni fa. E del interrotto dei massaroni. Tu magari investi un anno a migliorare il tuo 5RM, facendo i 5x5, bla bla bla. Se io ti propongo un 100RM, ovviamente non sarai performante. Certo. Viceversa no. Ma è il principio alla base del rest pose in generale, anche del dock rep. Che con l'8RM facevo 8-4-2, poi con 30 secondi di recupero, poi pian piano riuscivo a performare sempre più, i secondi diminuivano idealmente, e quell'8RM in realtà diventava un 12RM. Esatto. Il principio era quello. Ma ripeto, si può anche estremizzare la cosa e parlare di tempi di tensione molto più elevati. Con un carico che ripeto, prima mi permetteva 6 serie a 30 secondi, poi arrivo a fare 3 minuti di fila e poi ripasso alle 6 da 30 secondi con molti più fili. Esatto. È un tipo di progressione molto utile. Vedi. Ok. Per le isometrie generalmente vado su tempi molto brevi invece. Ok. All out. Tipo sui 30 secondi sempre là? No, si può parlare anche di 3-5 secondi. Ah, proprio così? Anche, non solo, anche. Ma in combinazione con altre ripetizioni, con serie più composte oppure a sé stanti? A sé stanti, magari con recuperi brevi, che poi tu vedrai come cluster set, io vedo come serie. Magari, ripeto, 45 secondi o 60 mi soddisfano il recupero per permettermi un'altra serie della stessa intensità. Ok. Però può essere uno stimolo altamente neurale, dove c'è un censimento completo di tutte le fibre, in assenza di sovraccarichi. Quindi per esempio sulla pressa spingo come un carico, non lo so, una tonnellata, spingo esatto. Come un matto, un quintale, non so. Non da subito, non spingerti al, non esprimerti al 100% da subito, se no non vai a segno sui quadricipiti. Okay. Prendi 4-5 secondi in cui ti metti in trazione, in tensione, cerchi di convogliare nel muscolo target le tue energie, hai questa erogazione progressiva di forza che ti porta al tuo 100%. Al 100% esprimiti al massimo. Io non ti do un limite, ma ti sfido a durare di più di 3-4 secondi. Ok. Non li duri. Ok. E magari mettere insieme più serie. Quindi riposo 45 secondi e rifaccio. Ti propongo, sì. Per 3-4 serie? Ah, di questa intensità sì, non ne servono di più. Bene. Il discorso di prima, cos'è la figata? Che io domani posso permettermi di rifarlo. Perché ho stimolato tanto, non ho distrutto niente. Certo. Quindi, ecco, in un ipotetico allenamento ad alta frequenza... Assolutamente. Una delle sessioni è composta da... Anche di più. Ecco un paio, sì. Bello. Bene, dai. Credo che anche oggi abbiamo coperto tanti, tanti belli spunti, tanti argomenti. Allora. Quanto abbiamo fatto? Eh? Quanto tempo abbiamo fatto? Più di un'oretta. Ah, wow. Sì. Ma vola. Vai a allenarti oggi? Sì, c'ho gambe. C'ho un po' problema alla spalla che mi si è infiammata, forse ci ho dormito male, poi mi ci sono allenato spalle, quindi me la sono ritrovata un po' infiammata. Quindi spero che mi passi, mo mercoledì vado al fisioterapista e mi faccio dare un occhio. Oh. E però oggi gambe, quindi tranquillo, mi dedico al sotto. Ma ti è venuta adesso in palestra o prima a casa? Allora, a casa, mi ci sono svegliato. Ho dormito male. No.
Intendo quegli allenamenti casalinghi o da quando No, sei in no, no, palestra? no, no, mi ci sono svegliato. No. E ero tornato in palestra dopo la sessione gambe o forse dopo la sessione petto. E però tutto tranquillo. Il mattino mi sono svegliato così e visto che io ho l'assità, molto spesso mi succede quando Shock. dormo male. Mi dà un po' fastidio, però ho la sessione dorso l'ho fatta tranquilla. Poi quando ho allenato spalle si è un po' infiammata. Perché non so, poi ogni tanto fa così. No, Quindi. perché da ignorante avrei puntato il dito agli allenamenti appunto casalinghi, perché ripeti sempre quei gesti lì, magari parallele, piegamenti, panca, piana, alla fine vuoi non vuoi, No, in realtà poi sforza. No, ero a riposo da 3 giorni, 4 giorni. allora no, allora no. Rognosa. La spalla è proprio Beh, rognosa, dai, guarda. Che ti faccio compagnia. Io ho un gomito che fa il birichino e non mi dà pace, quindi. palle, guarda. Mamma mia. Però, Fanno parte del gioco. sì, esatto, fanno parte del gioco. Bisogna arrivare a capirlo, che purtroppo lo sport Bisogna agonistico. tirare Esatto. Quindi un po' fastidioso. Però vabbè, dai, si va avanti comunque. Senti, Marci, dai. io ti ringrazio No, grazie a e. te, Ludo. Oh, tanto riorganizziamo perché tanto loro stanno. Tutti i ragazzi Dai, stanno se super piace, sì. contenti. Se piace, Ho voglia. volentieri. Sono super contenti, quindi assolutamente. Magari fra E. 10-15 giorni riproponiamo. Tempo che. C'hanno tempo di sperimentare le isometriche, l'alta frequenza, così poi vediamo che cosa salta fuori. Volentierissimo, Ludo. Bene, dai, allora Dai, ti buona leg ringrazio. day allora per dopo. Grazie mille.